Guardate un po', ci sono tutte e due le braccia libere, questa un po' meno muscolosa perché ho tenuto un mese il gesso, ma siamo tornati. Quindi bella ragazzi e bentornati, Finanzi bentornato, Fe, col nuovo episodio della carriera, il 33esimo, ok, della carriera, incredibile, pazzesco, emozionante. Non è un episodio in cui giocherò, quindi mi sbrigo, perché è un episodio che ho già registrato, che sarebbe dovuto uscire, come già sapevate, se avete visto questo video qui, prima del mio infortunio. Non è uscito per motivi logistici, esce oggi come episodio di ritorno, è un super episodio, ci sono quattro partite, succederà di tutto, quindi godetevelo e riempitelo di like se già questa settimana volete un altro episodio, appunto, quello nuovo, perché adesso mi rimetto la maglietta e ne registro uno. Sono un po' arrugginito, speriamo non troppo, quindi possiamo partire. Un bacione, vi lascio a questo, mi raccomando, questo qui l'avevo già registrato, quindi lasciate like, riempite tutto quanto, ma tanto adesso ne registro un altro, più lo volete, prima esce. Ciao! Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now. La palla poi sbuca fuori per Nainggolan, era il pallo che lo favorisce, sinistro! Cioè, Barrega solo, la palla fuori per Nainggolan, che se la porta sul destro, riprova a calciare! Nainggolan! E lo serve, Mertens al limite sul sinistro, Mertens! 3-0 per la Roma! La gira dentro, poi De Rossi inventa Mahrez! Questo paciolino vuole mandare in porta, Schick arriva al sinistro! Mahrez in aria, va sul sinistro, calcia! 3-0 Roma! Schick è partito Keita a sinistra, c'è anche Mahrez al centro che vuole la tripletta, arriva il pallone! Eccola qui la tripletta! E la Roma cala il poker! 3 gol di Mahrez al Napoli! Vuole andare, Mertens senza palla, Sharawi va in percussione, va dentro anche Perotti, servito, grande palla di Sharawi per Perotti che la mette in fondo al sacco. Lancio del capitano è ottimo, anche lo stop e il cross per Schick, e questo è calcio champagne, 2-0 Roma. Gretzky, Berami, occhio all'inserimento largo di De Paul. Barrega si addormenta, l'Udinese accorcia le distanze. Mentre Kishna, Juan Jesus si fa saltare, occhio che arriva il cross, Barrega dorme ancora! Ha pareggiato l'Udinese. Colpaccio dell'Udinese che ferma la Roma capolista. Riesce a passare, sempre Neres sul sinistro, poi mette dentro, Dolberg si gira! Ajax in vantaggio. Di porta, Bacioli deve tenere su Recuela, prova a tenere con il fisico, ancora Bacioli che alza il pallone, sta arrivando Keita che la mette in porta, pari della Roma al 37esimo. Quel pallone ancora per il belga, uno contro uno di Mertens, Veronica, numero di Mertens in aria, Mertens, 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 e il gol di Mertens, si è inventato un gol pazzesco, un gol meraviglioso, un gol incredibile, un gol alla Mertens. Lo spazio, inventa un gran pallone per Johnsen dalla sinistra nel rigore, Johnsen la mette dentro, pareggio dell'Ajax al 72esimo. Verso Perotti, la palla è buona per Nainggolan, poi Pellegrini, affrettiamo i tempi, occhio al Sharawi, da Bashuayi, destro, destro di Bashuayi che doveva segnare il gol più pesante da quando è a Roma, proprio stasera, 3-2. E Roma che ritorna in vantaggio, ancora Roma! 24 punti la Roma, 23 il Sassuolo, 22 la Juve. Questo che vuol dire? Che noi abbiamo pareggiato sì a Udine nell'episodio precedente, in rimonta, quindi cioè siamo stati rimontati, quindi beffati dall'Udinese, ma siamo stati anche graziati da Sassuolo e Juventus. Quindi questa è la buona notizia con la quale apriamo questo episodio, al di là del fatto che abbiamo vinto, stravinto, contro il... oddio, stravinto? No, effettivamente, anche meno. E abbiamo vinto, comunque, soffrendo, ma alla fine di una grandissima partita contro l'Ajax, e quindi questo sta un pochino... tanto rifiutiamo la Slovenia, sta un pochino a rafforzare anche il nostro umore. Soleri ci ringrazia di aver giocato non so quando, ma comunque Roma-Samp per arrivare a questo episodio. Poi, essendoci appunto quattro partite, giocheremo con la Juventus, quindi un big match assoluto, il 24 novembre, il 28 Roma-Tottenham. E poi, signori, Inter-Roma, se non sbaglio, dovremmo giocare in trasferta, no, Roma-Inter. Quindi a questo punto penso che con la Juventus effettivamente giocheremo fuori casa, sì, è così. E poi torneremo nel prossimo episodio, chiaramente uscirà in settimana, con il derby, l'8 dicembre.
Si dice, lo sappiamo, che una grande squadra non sbagli mai due volte di fila. Ecco perché la Roma, dopo lo stop esterno contro l'Udinese, oggi ha il dovere di tornare a fare 3 punti in casa contro la Samp, dopo aver giocato e vinto un'altra partita in casa importantissima dal punto di vista della classifica del girone e dal punto di vista del morale per come è arrivata contro l'Ajax. Muove subito Mertens, lo vede Maresca, lo manda in porta, Mertens in area di rigore, destro di Mertens, troppo debole, Cugioni ringrazia, il sinistro largo da Murru che ha preso il tempo a Florenzi, riesce a toccare per Alsoma, in area, sinistro, Alisson, a terra a bloccare, risposta della Samp, poi il pallone diventa buono per Mertens, è andato Marez, visto e lanciato, bella palla di Mertens, Marez al volo, la mette sul fondo, Emerson, Perotti, c'è Marez completamente solo a destra, grandissimo lancio di Perotti, ma Murru non ha difeso questa circostanza, quindi Marez può prendere il tempo e volare in area di rigore, con il destro, non perdona, Riyad Mahrez, si addormenta la Sampdoria da quella parte, e la Roma segna con l'uomo più in forma di questo periodo probabilmente, quello che ha fatto 2 gol, anzi 3 gol al Napoli, tra l'altro simili su quella corsia, ne fa uno anche alla Samp, 1-0 Roma al 22esimo del primo tempo, si sblocca la sfida dell'Olimpico. Gol che va apprezzato anche perché con il piede debole. Parte Perotti. De Ligt! 2-0 per la Roma al 33esimo. Matthijs De Ligt, raddoppio della formazione giallorossa. Ci sta prendendo gusto anche il numero 2. Sempre Bright, Soma. Interno, il pallone per Torreira che vuole riprovare, destro e 2-2. Gran gol di Torreira, grande gol della Sampdoria. Ma la Roma ancora una volta nel giro di 3 minuti spegne la luce. Così era stato a Udine una settimana fa. Il pareggio era arrivato davvero da... c'era stato un 1-2 micidiale. Così è anche oggi. E questa cosa è inquietante in realtà, perché la Roma ha la capacità di spegnersi in questa maniera e non va per niente bene. 2-2, Roma rimontata nel finale dopo il doppio vantaggio. La Samp che ha iniziato a giocare tutta insieme, in particolare con un certo Torreira che ha fatto davvero molto bene nell'arco del primo tempo. Si vede Nainggolan, poi Mertens, doppio rimpallo, sempre Mertens che riesce a far passare per Keita. Quindi De Rossi, 58 e 2-2. Florenzi, lo spazio non c'è, Ale però passa molto bene sul primo avversario. De Rossi per Nainggolan, vediamo se parte il ninja. Il tocco per Mertens, arriva Nainggolan, lo vede Mertens, lo cerca. Al volo Nainggolan, palo esterno. Che occasione clamorosa per la Roma. Palo esterno di Nainggolan. Linetti con De Rossi che gli scippa il pallone. Attenzione che chiediamo qualcosa di Batshuayi. Sul destro, Batshuayi, palo ancora. Incredibile. Torreira che dopo una doppietta così importante, ravvicinata del primo tempo, vuole quantomeno farla servire a qualcosa. Nainggolan, Roma che insiste, non ci sta. Tocco ancora per Keita, nero sul destro. Calcia! Calcia con il destro! Perché la Roma, sempre alla fine, torna in vantaggio. 3-2. Non ci piacciono le cose semplici. Ci piace soffrire, seppur dominando, ma il gol arriva lo stesso. Roma 3, Sampdoria 2. Ma 3 fischi che arrivano adesso. Roma che vince, soffrendo dal punto di vista del punteggio, perché per il resto ha stradominato la Sampdoria. 3-2 dopo 3 giorni nei quali abbiamo vinto all'85esimo contro l'Ajax nel finale un po' nella stessa maniera. Vinciamo anche contro la Sampdoria. E allora si aprono nuovi scenari per la Roma, che ritorna ai 3 punti, scavalca nuovamente il Sassuolo sabato, cioè Juventus-Roma. E quindi ragazzi, sarà veramente una settimana importante, un episodio importante, perché come detto poi si affronterà anche il Tottenham in questo episodio. Quel che conta è aver battuto per il momento la Sampdoria. Pensiamo partita per partita, godiamoci questi 3 punti, ma ora testa alla Juventus, perché forse è presto per parlare di sfida a scudetto, ma sicuramente una gara che ci dirà tante cose. C'è una scaletta in testa alla classifica. La Roma che conduce a 27 punti, poi il Sassuolo a 26, per poi arrivare alla Juventus a 25. Insomma, forse è presto per parlare di sfida a scudetto.
la cosa certa è che Juventus-Roma è una partita diversa dalle altre, una partita infinita, perché negli ultimi, nelle ultime due stagioni e comunque da quando Marconi siede sulla panchina della Roma, in tutte le avventure è stata sempre la partita. Buonasera e benvenuti al forse big match scudetto, lo sapremo soltanto nel girone di ritorno. Per il momento godiamoci quel che è, vediamo il campo che ci dirà tantissime cose. È Juventus-Roma, è la 12ª giornata di Serie A Team. Questi bianconeri con Buffon tra i pali, Cedric, Chiellini, Benassia e Alexandro in difesa. Il centrocampo composto da Blaise Matuidi e Marrone con Bernardeschi largo a destra, Royce largo a sinistra, Pjanic alle spalle di Higuain, quindi non c'è Dybala. Questa è la notizia sicuramente più importante per questa, per questi primi 11 almeno, per questo inizio di partita. Vediamo come risponde la Roma. Roma chiaramente con il, come piace dire a me, con la formazione di Smoking, no? Delle grandi occasioni, quindi Alisson tra i pali, Florenzi, Manolas, De Ligt ed Emerson in difesa con il 2 confermatissimo, soprattutto dopo il gol alla Sampdoria. Poi Nainggolan De Rossi a centrocampo con questo 4-2-2-2 e allora Marez largo a destra, Perotti largo a sinistra, Mertens che agirà da seconda punta intorno a Patrick Schick, panchina iniziale per Batshuayi che comunque ha giocato spesso ultimamente, quindi è un po' stanco, ma sicuramente troverà spazio nel corso della ripresa, altrettanto sicuramente avrà la possibilità di giocare contro il Tottenham, poi ancora contro l'Inter, ci sarà il derby, insomma talmente tanti big match in questo periodo che è solamente un bene avere una rosa lunga. E allora questa inquadrata sul pallone, ma è davvero tutto pronto, è cominciata Juventus-Roma. Matuidi, salta De Rossi, sempre Matuidi sul sinistro, va da Higuain in aria, Higuain su Bernardeschi che calcia con il destro e non trova la porta. Sbaglia Emerson. Occhio che adesso non bisogna concedere nulla alla Juventus. Higuain, suola, Higuain in aria, poi Pjanic ancora, Higuain, Royce, Alisson, parata illegale e Juventus in vantaggio con Higuain al 21esimo. 1-0 Juve, era stato fenomenale Alisson su Royce, poi tacco di Bernardeschi, ancora Higuain, Juventus che passa in vantaggio. Juventus che sta interpretando davvero bene il match, a differenza della squadra di Marconi, che adesso però prova ancora a ripartire con Schick. Mertens cerca di andare, Mertens accende il doppio passo, poi va sul sinistro, Mertens, Buffon risponde presente, poi la palla rimane lì e alla fine calcio d'angolo che è anche il primo della Roma, arriva al 44esimo. Tutti a bere qualcosa, finisce 1-0 per la Juve il primo tempo, grande Juve e applaude giustamente l'Allianz Stadium. C'è Keita largo a sinistra, le porta il pallone, vuole scambiare con Mertens, occhio che si è creato lo spazio, quindi Florenzi lo prende tutto, in aria, calcia in porta e la palla si spegne sul fondo dopo aver colpito la traversa, incredibile! Sempre Higuain che resiste a De Rossi, serve raddoppio però, e il pipita va da Pjanic, ancora Higuain, sempre Pjanic. Poi Royce, ancora Pjanic, sul fondo di un nulla. Vado ad uscire Pellegrini, poi il tocco per Higuain, al limite, dentro, Pjanic, Alisson, in calcio d'angolo. Altra palla gol per la Juve, però aiutiamolo, di qua c'è Florenzi, servito adesso, vuole andare Florenzi che poi rientra. Sceglie Batshuayi, grande palla, Batshuayi riesce a crossare, secondo palo, Keita sbuca e calcia addosso a Buffon. Non era male l'idea, però ci complichiamo la vita. Attenzione a Manolas che non lo tiene. Sempre il pipita. Passa, mette il cross! Emerson! Calcio di rigore. Manolas fa un fallo di mano stupidissimo dopo che il compagno aveva appena salvato un gol a porta vuota. Rincorsa di Royce. È finita. Ha vinto la Juve. Alisson che si conferma equino quando deve parare i rigori, arriva sempre ad un millimetro dal pallone ma non riesce mai a spingerlo fuori dalla porta. Juventus 2 Roma 0, game over all'Allianz Stadium e Juve che ci sorpassa in classifica con questa vittoria. Comunque gran rigore calciato da Royce, diamo anche i meriti al tedesco perché non era facile da prendere. Squadra in campo all'Olimpico, penultima sfida del girone, all'andata fu un massacro a Wembley tra Tottenham e Roma, come leggete anche dalla classifica fu importantissima
quella vittoria per invertire la rotta. Roma che deve vincere oggi e poi andare a vincere anche a Marsiglia se vuole vincere il proprio girone, altrimenti basterà anche un pareggio in caso di non vittoria di oggi dell'Ajax, ma noi pensiamo a vincerle tutte, poi vediamo che succede. Poi De Rossi sul destro per Nura, che da lì può alzare ancora il cross verso Schick, che voleva forse una girata al volo, ancora la palla che diventa buona per Schick, traversa piena, ma basta con sti legni. Poi riuscirà a winare a stessa, mette dentro Mertens, Mertens, e poi Perotti, Lloris, ancora Perotti, e ancora Lloris. Che avvio di partita. Aurier, il tocco per Kane, in area si gira, Harry Kane, passa su Fazio, poi arriva Wanyama la conclusione, la palla sul fondo. Da lì va Mertens. Spiovente di Mertens, Keita, stoppa e calcia in porta! Lloris! Che cosa aveva fatto una Nabil Keita? Sempre Eriksen, poi il pallone buono per Kane, al limite, passa su Fazio questa volta. Kane! Ziller! Si distende, la mette in calcio d'angolo. Eccolo qui, Ron Robert Ziller, quello che ci piace. Wanyama. Davis. Dentro il pallone per Bonaventura, ma non l'ha, lo chiude, non è finita, insiste il Tottenham. Kane sul destro, Kane a giro! Gol meraviglioso di Harry Kane, Tottenham in vantaggio al settimo minuto del secondo tempo, con un gioiello dell'attaccante degli Spurs. Dobbiamo soprattutto reagire subito, qui Barrega prende fiducia, la prende tutta la fiducia, poi inventa un gran pallone per Schick, Lloris dice di no, reazione della Roma con un guizzo di Antonio Barrega. Con calma, De Rossi, la Schick, la gira per Mertens, c'è a destra il Sharawi, Mertens fa puntare l'uomo, sempre Mertens, Mertens, Mertens! Pareggio della Roma con un guizzo di Dries Mertens! Mamma mia, quando vuole inventarsi i gol e quando vede il Tottenham si fomenta! Conclusione che passa sotto le gambe di Alderweireld e si spegne nel 7. Roma 1, Tottenham 1, l'abbiamo rimessa in piedi. Kane largo, Nura addirittura aggancia, ma poi troppo supponente. Qui Kane calcia e Fazio la mette in calcio d'angolo. 15 al 90esimo, attenzione perché questo risultato non ci sta bene. Cross di Eriksen, De Rossi, poi la palla resta lì, Mertens allontana come può verso Schick. Mauria tiene ancora vivo il pallone per il Tottenham, poi Perotti prova ad arrivare, ma Winks è in vantaggio, ancora Winks al limite, arriva in zona tiro, Winks destro deviato da Fazio, ancora angolo, però dobbiamo un attimo respirare e fare qualche cambio. Ragazzi, è veramente importante questo finale di partita, non possiamo sbagliarlo, ci siamo complicati questa partita andando sotto col gol di Eriksen, abbiamo reagito con Mertens, adesso dobbiamo portarla a casa anche se semplice non sarà. Qui la palla resta lì con un contatto, poi Pellegrini proprio lui ad uscire e a far ripartire la Roma in contropiede. Può volare Pellegrini ancora con Mertens che sta andando senza palla, l'ho visto Pellegrini che lancia, attenzione a Mertens che è solo di fronte a Lloris. Mertens, Mertens, non ci credo! Lloris salva il Tottenham. La Roma che ogni volta riesce a sbagliare un sacco di occasioni, questa era d'oro. A 10 dal 90esimo, Tottenham dall'altra parte con Kudu, Fazio, poi ancora Pellegrini anticipato, palo esterno del Tottenham. Perotti ancora torna sul pallone, Pellegrini la gira per Marez, Roma che vuole ripartire ancora, corre Marez, c'è Bashuai da servire, Marez la porta, si spacca il Tottenham, il tocco è per Bashuai, che la mette sul fondo all'88. Pallone largo, Nura. Grande recupero da parte di Nura, c'è Mertens da servire, ecco il pallone per Mertens, due di recupero, praticamente una delle ultime azioni. Occhio a Mertens, sta arrivando Marez in rigore, Marez rientra sul destro, deve resistere a terra, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, al 92esimo calcio di rigore per la Roma, calcio di rigore per la Roma al 92esimo, un finale incredibile. Un finale incredibile, fallo di Alderweireld, tensione alle stelle, il pallone pesa 10 kg, Perotti contro Lloris, parte Perotti col destro, non ci credo, non è vero, non è vero.
In questa carriera siamo sempre stati abituati a vivere delle emozioni e allora soltanto oggi dal punto di vista emotivo diciamo che è successo molto, troppo forse, sia in positivo che in negativo. Allora lo vogliamo chiudere così, emotivamente parlando, da un punto di vista positivo questa volta, perché c'è Roma Inter sotto la neve del 3 dicembre 2018. Buonasera e benvenuti alla 14ª giornata del campionato di Serie A. D'Ambrosio dentro ancora da Borca, che inventa ancora per Icardi. Icardi! Inter in vantaggio al 5° minuto, palla verticale, bucata difensivamente la Roma, che ultimamente sta concedendo non poco dopo un periodo in cui era riuscita anche a tenere spesso la porta inviolata. Qui ancora Roma con Scicca al limite sul sinistro, calcia e non trova la porta. Squillo della Roma al 10°. Dodò, qui si fa scippare il pallone da Marez. Occhio a Marez con Schick interno. Taglia Mertens, servito Mertens! Con un tocco sublime al 14°, ha pareggiato la Roma 1-1 all'Olimpico sotto la curva sud. In un Olimpico innevato si inventa il gol del pareggio Dries Mertens, il pareggio del Belga, è 1-1. Candreva, interno dai Cardi, riceve ancora Candreva, fino in fondo, palo di Candreva e poi gol. Per carità ragazzi, non ci muoviamo dietro, restiamo fermi e lasciamoli tornare sul pallone. Segna Candreva e l'Inter torna subito in vantaggio al 18°. Tocco interno per Nainggolan, c'è Schick completamente solo, servito Schick in area, sinistro, traversa. Incredibile, continuiamo a prendere legni, chi più ne ha più ne metta. Vuole partire il 24, ha preso fiducia Florenzi e va in percussione. Si è mosso Mertens, visto e servito, in area, ancora Mertens, traversa, è incredibile. Seconda traversa piena della Roma oggi per fallo su Mertens. Occhio qui, c'è Florenzi solo fuori. Parte Marez, lo vede, lo schema, Florenzi al volo, si coordina, la palla vola per Mertens. È tutto buono, è 2-2. Doppietta di Mertens. Ha calciato malissimo Florenzi, ma era uno schema comunque riuscito alla fine, nonostante il risultato un tocco in più per così dire, perché la palla di Florenzi doveva andare in porta, invece passa da Mertens e in porta ci va lo stesso. È 2-2, ha ripareggiato la Roma. Bashuai per Perotti, in mezzo c'è Mertens, servizio per Dries, vuole andare con Perotti lì vicino a dargli una mano, c'è anche Bashuai che si inserisce, servito, il pallone passa, Bashuai, palo, poi non la ritrova Mertens sul fondo. Basta, basta con i pali, ma basta, e non si può, però dai, che cosa dobbiamo fare per vincere una partita? João Mario allarga su Candreva, ancora Candreva, poi Vesino, arriva il cross, Icardi e Alisson. Guardate ragazzi, in questo finale sembra addirittura che ci siamo salvati poi, no? Cioè l'ultima palla gol così sembra è un punto guadagnato, ma manco per niente, incredibile. Parte Candreva dalla bandierina, dagli rigore, finisce qui, non aggiungo altro. Finisce 2-2 tra Roma e Inter. Il campo ha parlato ragazzi, c'è poco da dire. La Roma, l'unica cosa che mi sento di dire, adesso guardiamo avanti. È un episodio nel quale comunque abbiamo perso dei punti. E al di là di tutto, col Tottenham meritavamo di vincere, non l'abbiamo fatto. Con la Juve la sconfitta è giusta. Con la Samp comunque la sconfitta, la vittoria è meritata. Lasciamo perdere che arriva nel finale, oggi meritavamo di vincere e così non l'abbiamo fatto. Era comunque la 13ª, non la 14ª giornata, ho sbagliato io in telecronaca, perché avevo visto il 13 su Juve e Sassuolo, potevamo riprendere la Juve, potevamo avvicinarsi al Sassuolo e abbiamo perso comunque un'occasione. Per carità, il campionato è lunghissimo, vediamo un po' la classifica con la quale ci salutiamo. La Lazio è molto giù, è a meno 7 dalla Roma. A meno 7 della Roma, una settimana dal derby, quindi comunque sia non è ancora una sfida importante per sorpassi o contro sorpassi, è comunque un derby, ma ne parleremo prossima settimana. In coda Bari, Palermo e Frosinone con 7, 5 e 5, in testa eccole là Sassuolo, la sorpresa clamorosa, un po' il Leicester di questa Serie A, la Juventus a 29, la Roma a 28, poi la Fiorentina, l'Inter e il Milan per quanto riguarda la zona Europa. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito l'episodio fino a qui, non so quanto sia uscito lungo, ma sicuramente è stato molto emozionante. Dirvi che sono un pochino, che mi brucia un pochino questo pareggio, penso sia ovvio, così come mi brucia il rigore sbagliato da Perotti in quel Roma-Tottenham, ma in generale non aver vinto quella partita.
Però grazie comunque per il supporto, supportate al massimo questa serie come al solito, questo video soprattutto con un bel like, lasciatemi un commento qui sotto per farmi sapere la vostra, poi ci vediamo in settimana con La Scuola Fa Schifo e con altri video e soprattutto altri episodi. Un bacione, iscrivetevi se non siete già, bella raga!